Buonasera a tutti e ben ritrovati. Parliamo questa sera di una piccola patologia che può affliggere numerose persone, soprattutto il sesso femminile, quando fa caldo. Parliamo praticamente di gambe pesanti, caviglie che si gonfiano, cattiva circolazione periferica. Il caldo certo non è un buon rimedio, anzi facendo vasodilatazione favorisce questo problema. Sappiate che esistono dei piccoli rimedi naturali che possono darvi un aiuto. Per esempio le gocce di ipocastano oppure la pianta, il sorbus domestica o la castanea vesca. Queste tre piante in somministrazione come macerato glicerilato formano praticamente un tris molto efficace proprio per riattivare la circolazione periferica e linfatica, anche perché sia il vaso linfatico sia il vaso venoso viaggiano praticamente uniti insieme e normalmente chi soffre di ritenzione idrica, quindi si trattengono i liquidi dovuti alle alte temperature, hanno anche problemi di cattiva circolazione, per cui abbinando questo tris di macerati andiamo a risolvere sia un problema di circolazione linfatica che di circolazione venosa, per cui potremo avere un sollievo immediato per quanto riguarda i nostri piedi gonfi o le gambe pesanti. Molto utile come terapia a tutte le persone che fanno un lavoro di stasi, o sempre in piedi o sempre sedute. Altro prodotto molto efficace potrebbe essere la tintura madre di centella o l'estratto secco. Lo trovate sotto forma di capsule in tutte le farmacie e erboristerie attrezzate ed è un buon riattivatore della circolazione. Se volete concludere diciamo con un top, potrebbe essere l'utilizzo di un gel per uso topico che possa contenere tutte le piante che vanno a riattivare la circolazione e in concomitanza anche del mentolo. Il mentolo fa da vasocostrittore, quindi rinfresca molto i vasi, in questa maniera riattiva la circolazione. Oltre ad avere una circolazione più riattiva, sentirete anche le gambe fresche, che non guasta dato questo caldo. Arrivederci a tutti e buona serata.